Se l'unione fa la forza, allora c'è da sperare in un futuro radioso per lo sport tranese. Ne sono convinti i dirigenti delle società, dal calcio alla pallacanestro, senza dimenticare la pallavolo e le altre discipline rappresentate in città, che hanno deciso di federarsi scegliendo il periodo elettorale per uscire allo scoperto. Decisione strategica, a giudizio dei promotori che si sono ritrovati all'Hotel Trani con di fronte tutti i candidati sindaco. Perché chi salirà al governo cittadino, spiega il dirigente della Vigor Trani, Roberto Pellegrini, dica subito quali intenzioni ha per lo sport tranese. Avere un'unica voce a tutte le associazioni sportive, anche perché ci è stato sempre detto che il calcio non è solo l'unico sport trani. A questo punto ho pensato di creare questa nuova associazione che associasse appunto tutte le associazioni sportive che, come il calcio, vogliono fare del bene e con passione lo sport a trani. Pertanto abbiamo pensato di presentarlo in un momento preelettorale, anche perché, avendo qui tutti i candidati sindaci, vogliamo che ci dicano prima cosa hanno intenzione di fare per lo sport e ce lo dicano perché prendano un proprio impegno personale. Iniziativa che avrà, dopo il battesimo ufficiale, sotto gli occhi attenti del delegato CONI Isidoro Alvisi presente in platea, anche un passaggio formale con la sottoscrizione di un atto notarile. La federazione, o se si preferisce l'associazione che unirà le società sportive, sarà soggetto unico per dialogare con la futura amministrazione e gli uffici comunali.